Le malattie gastroenteriche sono in aumento e la AST di Ascoli si attrezza per fornire ai cittadini, non solo del capoluogo e di San Benedetto, ma di tutto il Piceno, un nuovo servizio sanitario con l'avvio all'interno dell'ospedale Mazzoni della nuova unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia interventistica, diretta dal dottor Filippo Antonini. Chiamato lo scorso mese di aprile alla AST di Ascoli, il dottor Antonini vanta un'esperienza nel campo dell'endoscopia interventistica, maturata negli ultimi 15 anni presso l'ospedale di Fermo, svolgendo anche stage di specializzazione in Italia e all'estero, con particolare attenzione per le malattie del pancreas e delle vie biliari. Abbiamo a disposizione strumenti di ultima generazione che ci consentono di eseguire esami di endoscopia interventistica di secondo livello. Sono procedure che non sono mai state eseguite in questa provincia, per cui sono onorato di poter essere qui ad Ascoli e mettere a disposizione un'esperienza maturata in questo campo negli ultimi 15 anni. Le malattie gastroenterologiche purtroppo sono in aumento, soprattutto quelle del pancreas, che hanno un'insorgenza subdola e una diagnosi troppo spesso tardiva, con gravi conseguenze per i pazienti e le loro famiglie. In questa nuova unità operativa potremo non solo diagnosticare e gestire tutte le patologie dell'apparato digerente, dall'esofago al colon, con particolare attenzione alle malattie delle vie biliari e del pancreas, ma potremo anche eseguire dei veri e propri interventi interni, cioè direttamente durante l'endoscopia, senza tagli addominali o drenaggi esterni, quindi evitando al paziente interventi molto più demolitivi e invalidanti. Prestazioni che possono essere eseguite anche ambulatorialmente. Sono esami che vengono eseguiti in pazienti ricoverati in casi molto complessi, ma possono essere eseguiti anche a livello ambulatoriale. Quindi il paziente arriva alla nostra unità operativa da casa direttamente, come per eseguire una normale gastroscopia o colonscopia. Quindi sedato per evitare ovviamente i fastidi della procedura e poi può tranquillamente tornare subito a casa dopo una breve osservazione in una sala risveglio attrezzata per questo, monitorizzata. Si tratta di procedura ad esempio per la rimozione di polipi molto diffusi del colon, dello stomaco o anche per l'esecuzione delle biopsie del pancreas che avvengono mediante coendoscopia. Un nuovo servizio su cui la AST di Ascoli sta investendo molto, come conferma il direttore generale Nicoletta Natalini. Il dottor Antonini fa parte della nostra squadra ormai da più di un anno, anche se solo da aprile di quest'anno siamo riusciti a formalizzare proprio il suo incarico come direttore di questa struttura di endoscopia digestiva e quindi ha portato con la sua competenza proprio la possibilità di fare delle prestazioni di maggior livello di complessità ed evitare ai nostri pazienti di doversi spostare nelle province vicine. Quindi per noi è stato un grande acquisto. E stiamo già lavorando anche per aumentare la dotazione organica della sua unità operativa. A brevissimo avrà un secondo collega col quale potrà collaborare e quindi potremo aumentare il numero di prestazioni che viene fatto. E a proposito di malattie del pancreas e delle vie biliari, il dottor Antonini ha organizzato nei giorni scorsi a Colli del Tronto un congresso sul tema, a cui hanno partecipato circa 150 medici ed infermieri di Ascoli e San Benedetto, durante il quale sono state illustrate anche le nuove tecniche di intervento.